E quindi adesso parliamo del periodo della storia dopo che il papato viene ristabilito ma sotto controllo totale gesuita. 1854. Maria viene dichiarata immacolata. Allora che cosa è successo? Jesus, the one, is no longer the mediator. Gesù, colui che è perfetto, non è più il mediatore. He has been by Mary. È stato usurpato da Maria. E ogni merito che Cristo ha è grazie al vi alle virtù di lei. Ma che cosa vuol dire i meriti di lei? Che cosa rappresenta? Rappresenta la salvezza per le opere. Perché grazie ai suoi meriti ella ha risolto quello che Eva aveva fatto. Ed ella fu dichiarata immacolata prima della nascita di Cristo. So it have blood to to that state. E quindi non c'era stato bisogno di un sacrificio di sangue per averla fatta lei immacolata. So e quindi nello stesso modo se noi arriviamo ad avere questa forma deificata non abbiamo bisogno del Cristo. E quindi da quei tempi lì vediamo questa organizzazione o creazione e implementazione del regno di Lucifero.

sta agendo consapevolmente contro la Bibbia e quindi ha dato la sua alleanza al regno di Lucifero e non a quello di Dio. Council, poi arrivò il concilio vaticano I, dogma il dogma dell'infallibilità papale e il papato viene elevato alla posizione di Dio. Then in 1917 the e poi arriva nel 1917 la rivoluzione francese that e prima di questo essi creano a Fatima But Fatima è un name interessante perché era anche la daughter di Muhammad ma Fatima è un nome interessante perché lei era anche la figlia di Mohammed. So e quindi l'idea deve essere stata quella di voler unire tutte le mega religioni di questo mondo. Ma prima di tutto quello di sommettere la Chiesa ortodossa. Russia Russia. La Russia sarà consacrata, Maria presumibilmente aveva detto. Let's look at the the and the e quindi consideriamo i paralleli tra la rivoluzione russa e la rivoluzione francese. Tutte e due erano basate su scritti comunisti di framassoni come Voltaire e Marx. And the had long and their in e i gesuiti avevano praticato il comunismo per molto tempo nelle loro riduzioni gesuite in Paraguay. Both of them got rid of the state le due rivoluzioni eliminarono le chiese di Stato. Ed è quindi interessante se consideriamo la storia, diciamo, della Francia, per esempio. Who was there? Chi fu eliminato lì? The I dominicani. Brilliant. Interessante! Say, But the also e allora la gente dice ma i cattolici hanno sofferto anche loro. No, the were fue, eh, una ellos serían... no, i dominicani furono puniti perché si presero i poteri dei gesuiti quando i gesuiti erano stati banditi. Win -win for the e quindi una situazione di assoluta vittoria per i gesuiti. So Eliminarono le, le chiese di Stato. Ended the le due rivoluzioni finirono con le monarchie. Le due rivoluzioni produ produssero delle repubbliche, però solo in apparenza. Era una in realtà erano dei poteri assolutamente soppressivi. Both as a state le due rivoluzioni dichiararono l'ateismo come la religione di Stato. Both on a reign of with e le due crearono un regno di terrore con della polizia segreta. And both ended in e le due finirono nel cre col creare delle dittature militari. The e quindi i paralleli sono incredibili. E poi uno può cominciare dal niente e ricostruire questa struttura di potere. So the they they e quindi in queste riduzioni in Paraguay essi praticarono quello che poi avrebbero implementato o cominciato nella Russia. E so Marx era uno dei membri di di una di queste organizzazioni giacobine. E arrivando al 1928. Siamo pronti per creare un conflitto di fazioni opposte. E quindi ricordatevi che secondo questa logica bisogna avere una tesi, un'antitesi per poi creare una sintesi finale. It's one thing the Ed è una cosa quella di rovesciare un regime ortodosso, It's quite to ma è una cosa totalmente diversa quella di distruggere il protestantesimo. So removed, Ma poi quando tutti questi nemici saranno eliminati essi arrivano alla loro sintesi. So the papal nuncio in Germania que... moves the power of the party in Germany to right. E quindi il nunzio papale in Germania muove il potere del partito eh, tedesco alla destra. E quindi la strada di Hitler si apre verso il potere. By 1929, the Pope ruler of the world. E nel 1929 il Papa si dichiara il governatore sovrano della Terra He knew which way it was go. e sapeva come le cose si sarebbero sviluppate. And they the e firmano i concordati. And the gets back its papal from e il papato riceve indietro gli stati papali da Mussolini. So the wound is e quindi la ferita è guarita. The beast was dead. Perché la bestia era morta. And the beast to its e quando la Bibbia parla di una bestia, parla di un'entità politica. E senza Stato non era un'entità politica. It Ma dopo il 1929 riceve questo potere politico indietro. So e quindi questo potere rappresentato da una bestia torna in vita. Il Trattato del Laterano viene firmato. E lui è il governatore sovrano della Terra. La questione romana questa sera è una cosa del passato, dice appunto il giornale Chronicle di San Francisco. Guarendo la ferita. Isn't how the Bible to be e non è affascinante vedere come la storia prova che la Bibbia ha ragione, è esatta. E ho trovato questo qualcosa di incredibile. In questa chiesa in Canada, nel Montreal, troviamo appunto un quadro di chiesa e stato e la gente che si inchina a una persona su un cavallo. And who is he? Ma chi è lui? Mussolini? È Mussolini. What's he doing in the of a e cosa sta facendo lì sui mosaici di una chiesa? Being Beh, sta ricevendo onore. For per aver dato il potere di ritorno alla bestia. 1934. 1934. Jugoslavia, the is In Jugoslavia l'organizzazione degli Ustashi viene creata. È un'organizzazione di ispirazione nazista. They King of e si assassinano il re Alexander della Jugoslavia In... e nel 1941 la Croazia si dichiara uno stato indipendente, cattolico They the e massacrano gli ortodossi there was a that was one. se mai è esistito un massacro, quello fu il gran massacro meantime, Pacelli, nel frattempo Pacelli a with Germany, firma un concordato con la Germania And he was later to a Pope. E poi lui sarebbe divenuto Papa. His the Banco de Roma, La sua famiglia fondò il Banco di Roma with money, con fondi della famiglia Rothschild, which is really money. che in realtà sono fondi gesuiti. And so he the Pope. E poi diventa il Papa. Call him the Pope. E lo chiamano il Papa tedesco. E gli pubblicano qui un francobollo eh, in forma massonica, appunto, posizione massonica. 13, which is La sua cella del conclave ha il numero 13, che è anche massonico. Let's the grand of the Lodge. E allora compariamo il Gran Maestro della Loggia di Londra. With this image of the Pope. con questa immagine del Papa you see the same hand e potete vedere che fanno gli stessi simboli della mano ah, appartengono alla stessa organizzazione l'autore Albert, Albert Mackey, framassone del grado 33 dice che il Sommo Sacerdote dell'Arco Reale ufficialmente porta l'Efod And the ephod the pope. Ed ecco l'Efod attorno al Papa, al collo del Papa. Quindi lui è il sommo sacerdote non solamente del giudaismo, ma anche del cristianismo. This is the scenes, e questo è ovviamente dietro le quinte, in modo esoterico. E qui il segretario di Stato, e qui il segretario di Stato sta visitando la casa di George Washington. E the eh, si incontra con uh, il presidente di quei tempi degli Stati Uniti, eh, Roosevelt. What side will he be on? E da che lato starà in questo conflitto che si sviluppa? Well, of There he is in his yeah. Ecco una foto indiscreta, lo troviamo qui con le sue insegne massoniche. And here he is a hat. Yeah. E qui lui porta un cappello dei massoni Schriner. E questo ci indica che lui deve essere stato almeno un framasone di 32 gradi perché non può essere uno Shriner senza avere 32 gradi. You know not on the Bible but on the e sapevate che uno Shriner fa il suo giuramento non sulla Bibbia ma sul Corano? Non perché il Corano più della Bibbia, secondo loro. E non perché il Corano sia più santo che la Bibbia, secondo loro, ma perché il Corano nega la divinità del Cristo e l'espiazione del Cristo. E questi sono dei fatti interessanti. E non sono delle cospirazioni, sono dei fatti. So ah, sì. E quindi se consideriamo i leader politici framassoni negli Stati Uniti, Essenzialmente possiamo dire che dai tempi di George Washington ogni presidente negli Stati Uniti è stato soggetto alle società segrete. Bill Clinton 33 Bill Clinton, framassone di 33 gradi. Il capo del movimento dei Demolè President Barack Obama went to the Bilderberg meeting. Il presidente Barack Obama ha dovuto partecipare alle riunioni dei Bilderberger. And even the vice presidents like Al Gore. E anche i vicepresidenti come Al Gore. Are high, high leaders, starting with George Washington. All the way down to the sono tutti i leader ai vertici di queste società, cominciando da George Washington in avanti. Here are all ah, yes. Ed ecco tutte le loro posizioni. That will make your hair stand on them. Ah, e non dobbiamo leggere tutti i dettagli, ma ci sono anche dei leader religiosi e questo vi causerà scalpore. It's this long, long list. È una lista incredibile, tutta qui. The kings and the of the world. Include i re e le regine di questo mondo leaders, in e include dei leader politici, quelli ai vertici di questo mondo e se volete verificare alcuni di questi documenti Ecco qua il presidente Hoover. President e qui il presidente Dwight Eisenhower gli dà la croce grande massonica di 33 gradi. E le loro foto sono nel centro massonico di 33 gradi a Washington e io le ho viste io stesso. With all the and the e se entrate in queste logge massoniche troverete appunto la galleria presidenziale con tutti i loro presidenti con queste connessioni massoniche and the is run by the e il sistema finanziario è amministrato dalla riserva federale negli Stati Uniti is a che è un'organizzazione privata and it's not run from the e non è, stato... è amministrata dagli Stati Uniti its power la sua sede di potere è a Londra. Ed è un'organizzazione templare ed è controllata dai gesuiti. E sapete che ci fu una volta un presidente che cercò di eliminare la riserva federale. E questo fu il presidente Kennedy. Ed ecco qui una foto interessante di due banconote di un dollaro. But we get to the story of Kennedy, ma prima di parlarvi della storia di Kennedy, I want to show you the Note. vi voglio fare vedere la banconota della riserva federale. Nascosta in questa banconota di un dollaro ci sono così tanti simboli massonici e dell'occultismo che è qualcosa di incredibile. This one. E in questo grande numero uno. And of also out of many one. E qui dà appunto la frase dai molti uno soltanto. That's why the ed è per questo che la banconota di un dollaro non è mai sparita negli Stati Uniti. Tutte e due queste immagini sono massoniche. E dice qui appunto Anuit Ceptis Novus Ordo Seclorum. E il pentagramma, le lettere qui. Che spell Asmon, che è una scrambling of mason. E se voi completate il pentagramma, e le lettere che avete qui dicio, dicono Asmon, che è le lettere mescolate dalla parola massona in inglese. E uno quindi può derivare tutti i simboli della massoneria eh, con questi elementi nella banconota di un dollaro. We don't have to go into all the details, e non dobbiamo descrivere tutti i dettagli, ma qui ho ma qui ho ingrandito il numero 1 della banconota di un dollaro. And this dot there. E vediamo questo piccolo punto. E se lo ingrandite ancora un po' di più vedrete che è il simbolo della civetta. E troverete la civetta anche su queste eh, monete dell'antichità. And it was the of the pagan deity Ed era sempre il simbolo del deo pagano Moloch. So the e quindi la piramide massonica and the New Age e il New Age sarà completo quando questa pietra qui sopra scende e sarà, appoggi sarà appoggiata sul fondamento. E molti altri simboli. For example, just the the end of the e Per esempio il nastro, vedete la fine di questo nastro? Even that is e anche questo è un simbolo massonico. Li troviamo lo stesso in questa cattedrale cattolica romana e nel sud della Germania. And there you can see the same e vedete lo stesso simbolo. Ma non abbiamo tempo di parlare di tutti i dettagli, non abbiamo tempo per questo. These are high e quindi potremmo parlare di tutti questi elementi, ma non abbiamo il tempo. Sono degli elementi altissimi a livello massonico, e numeri, eccetera, eccetera. So this mega power is also by the e quindi questo. Potere incredibile e anche controllato dai gesuiti. Isn't that exactly what would e non era forse quello che il presidente Abraham Lincoln temeva che sarebbe successo? 13, 11, like like Apocalisse 13:11, poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra ed aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Durante la nostra conferenza su Apocalisse 13, 13 abbiamo visto che questa bestia simbolizza gli Stati Uniti con i suoi principi come l'agnello del protestantesimo, ma parlava poi come un dragone. E il dragone chi è nell'Apocalisse? Il dragone è Rome e la potenza supporta Rome, Lucifer. Il dragone rappresenta Roma e il potere che appoggia Roma, Lucifero. It, it all the of the first beast him. Questa seconda bestia esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei. And the earth and those in it. E faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata guarita. This Bible text says that this power, the States, e questo testo biblico dice che questo potere gli Stati Uniti forzerà, obbligo... forzerà tutto il mondo a rendere omaggio a Roma Is it doing so? sta facendo questo? Is one after the other into non è forse una nazione dopo l'altra che deve sottomettersi agli Stati Uniti? abbiamo già guardato The and Rome. Abbiamo già considerato le rassomiglianze architettoniche tra il Capitolio e la Basilica Roma, But the is però il problema era il protestantesimo. La rivoluzione russa si era occupata del problema ortodosso. Le guerre attuali sono state occupate del problema e le guerre odierne si stanno occupando del problema islamico. Is Ma uno dei più grandi problemi è il protestantesimo. So the e quindi cominciamo questo processo di tesi ed antitesi. Tre protagonisti. So I così chiamati alleati. Eh, lo che era... Contro quelle che erano a quei tempi le nazioni malvagie, la coalizione del nemico. Non abbiamo, sentito... no, abbiamo sentito usare queste parole anche da George uh, Bush. So Ed ecco qui quindi il presidente americano Roosevelt. Un, un framassone di 33 gradi. 33 Ed ecco qui Churchill. Un, un framassone di 33 gradi. E poi Stalin. Grand Orient Lodge, so he must be a high Membro della Loggia del Gran Oriente, quindi deve essere anche lui un framasone di alto grado. In power? And kept him in power. E chi mise Stalin al potere? Chi è che l'ha fatto arrivare lì? Ed ecco qui un estratto dal rapporto dell'ambasciatore Harriman degli Stati Uniti a Mosca allo al Dipartimento di Stato. Stalin ha reso omaggio all'assistenza data dagli Stati Uniti alla industria sovietica. Circa due terzi delle grandi imprese industriali nella Unione Sovietica erano state costruite con soldi statunitensi. So they the next e quindi essi finanziarono il prossimo superpotere. Well, here is in his druid Ed ecco Churchill nel suo costume da druido, With his order of the con il suo ordine dei druidi. Sun Questi sono adoratori del sole. They don't Jesus e non riconoscono Gesù Cristo. E? Si riuniscono a Stonehenge e adorano il sole. And all the mega rock stars there are e tutte le mega rock star che si trovano lì sono druidi. So now we need a e quindi era necessario creare un conflitto. Pearl Harbor. E Pearl Harbor it caught the Americans by surprise, or did it? aveva forse colto gli americani di sorpresa, o forse no? Was to be for 50 years to the law. Secondo la legge americana bisognava mantenere il segreto per 50 anni. Ma recentemente il governo ha ammesso che si sapevano prima che queste cose succedessero quello che sarebbe successo. See, they e avevano bisogno di un incidente per permettere che l'America entrasse a far guerra. So e così lo crearono. Hitler. Ma Hitler, vediamo un po' il suo lato. Hitler, Hitler disse, io ho imparato molto dall'ordine dei Gesuiti. Ho introdotto la loro struttura nel mio partito. La. La. E la. le SS, la polizia segreta tedesca, fu costituita su principi gesuiti. Goebbels, Goebbels era un gesuita formato. Himmler e Himmler era associato con i gesuiti. So Jesuits, e quindi se uno li chiama framassoni oppure uno li chiama gesuiti, non c'è nessuna differenza. So e tutti questi signori erano gesuiti essenzialmente. And Adolf Hitler was known as. Well, the Pope was known as Hitler's Pope. And he's going to be declared a saint. E sarà un santo. Here is Hitler in front of Hinsburg, Hindenburg. Ed ecco qui Hitler davanti a Hindenburg. Really e notate le insegne sono veramente masoniche e dei cavalieri di Malta. Ed ecco Hitler che comincia l'organizzazione dei giovani. Church, e lavorava anche con la Chiesa cattolica, Franz von Papen. Franz von Papen era il leader del, ca del partito cattolico e l'aveva mosso verso destra. What is that e cos'è questo simbolo che lui porta? It's of sun era il simbolo dell'adorazione al sole. The same e porta le stesse insegne maltesi. E ha l'aquila come suo simbolo, il simbolo di Lucifero. And he has where and how? E si fa inaugurare dove e come? Was in and what was his era nella città di Norimberga e qual era il suo sfondo, il suo scenario? L'altare di Zeus, di Giove, certo. a Pergamo, vi ricorderete? Che cosa disse la Bibbia su Pergamo? Where Satan has his seat. Dove Satana ha la sua sede. So and really at yes or no? E allora Stalin e Hitler erano veramente dei nemici, sì o no? Is to the Jesuits, yes or no? E il fascismo è contrario ai gesuiti, sì o no? Yeah, they are seen to with the Ed eccoli qui che li vediamo cooperare con la Chiesa cattolica. The the Heil Ed ecco i sacerdoti cattolici che fanno il saluto nazista a Heil Hitler. E dopo aver eliminato i veri protestanti, Hitler fa che anche gli altri protestanti facciano lo stesso saluto nazista. And the Pope and the work e il Papa e il Führer eh, lavorano assieme. E qui potete vedere la Chiesa e lo Stato che operano molto bene assieme. And knows that the e nessuno sa che i simboli che stanno portando sono i simboli della adorazione al sole, il simbolo di Lucifero e il simbolo di Mitra. Adolf Hitler, was very with e Adolf Hitler era molto affascinato con la teosofia there is the of ed ecco il simbolo della teosofia and it is this way or that way around, e quindi se lo vediamo voltato da un lato o voltato dall'altro lato e non importa, è la stessa cosa perché uno è un lato femminile e l'altro è un lato maschile e simbolo sotto il Buddha. E troverete lo stesso simbolo sotto i, le dita di, del Buddha: Buddha è, il è, il it's an of sun è un antico simbolo dell'adorazione al sole. E la storia ci dice che fu il sacerdote G uh, gesuita e il padre Stempfle, che scrisse il libro Mein Kampf. On behalf of my, on behalf of, uh, Adolf Hitler. A, favore. a favore di Adolf Hitler Here is, uh, the SS ed ecco qui il simbolo SS delle SS Again you will see the skull and bones e ritroverete anche il simbolo del teschio delle ossa e quindi tutto questo fu organizzato sotto principi gesuiti e eh, principi degli illuminati e il fascismo è il regime che corrisponde più strettamente ai concetti di Roma, ci dice appunto questo giornale gesuita principale. Quindi gli alleati in questa guerra erano controllati dai Gesuiti. And and its allies, e la Germania e i suoi alleati erano anche controllati dai gesuiti. We will e quindi bisognava creare conflitto. The of the e il simbolo della fascia. Find it in the Lo, Lo troverete negli Stati Uniti. There is the on the Ed ecco le fasce, le troviamo in un poster di una campagna elettorale negli Stati Uniti. The top of the is e la cima del Capitolio, anche lì tutto è fasce. Yeah, yeah. E l'edificio della Casa dei, de, del parlamentare anche ha le fasce. find the fasciae in ancient rome and you find it in the united states and you find it in Germany. Trovate la fascia nella Roma antica, però la trovate negli Stati Uniti e la trovate anche in Germania. E tutti questi simboli, e come abbiamo detto prima, anche nella Statua della Libertà, la fascia. E il professore Anthony Sutton aveva detto che queste società segrete, come Skull and Bones, il teschio e le ossa, sono degli Illuminati. abbiamo prima, ma lui Hegelian. E ricordatevi, ne abbiamo già parlato, essi operano su questo principio della filosofia di Hegel to bring about a new world order. di creare il conflitto per, un nuovo, per arrivare a un nuovo ordine mondiale. Hegelian right e E quindi, nella filosofia del filosofo Hegel sul conflitto, la destra politica e la sinistra politica veramente non esistono, sono una struttura artificiale. E leggiamo quello che Woodrow Wilson, Presidente degli Stati Uniti, disse in quei tempi. Alcune delle persone più importanti negli Stati Uniti nei campi del commercio e dell'industria sanno che esiste un potere che è talmente ben organizzato, talmente sottile e talmente completo. È talmente pervasivo che è meglio che ne parlino a sussurri se lo vogliono condannare. This is not a these are facts. E questa non è una teoria, sono fatti storici. So we need a clash of op opposites. E quindi bisognava creare una, uno scontro di opposti, di fazioni opposte. Can read these by e potete analizzare queste citazioni da voi stessi. Is the most of the of all e la guerra è il predicatore più efficace eh, contro la vanità di tutti gli interessi semplicemente limitati. And it puts an end to all of and e pone fine a tutte le rivendicazioni della... Proprietà privata e dell'egoismo. Allora, questo è affascinante. E ma questo richiederà una conferenza... Right chi rivendica il diritto alla proprietà esclusivo? Legally, Legalmente. Il papato. E vedremo come essi implementano questo concetto. E quindi queste società segrete negli Stati Uniti l'ordine il gruppo in Inghilterra sono tutte controllate dai Gesuiti. Says... E correttamente il professore Sutton dice. Che in nessun posto nei libri della storia uno legge da dove arrivano i soldi per finanziare queste rivoluzioni. E uno non può cominciare semplicemente una rivoluzione. Ha bisogno de de degli strumenti militari, da dove arrivano? So you need for e quindi uno ha bisogno degli strumenti per creare questo conflitto, da dove arrivano? Una citazione dopo l'altra. E quando uno considera una di queste società che si chiama l'Ordine, che fa parte degli illuminati, e quindi uno vede tutti i grandi istituti finanziari che stavano dietro questo gruppo, e uno si rende conto come i due lati del conflitto furono finanziati dagli stessi banchieri. Isn't this incredible? No, è... E non è questo incredibile? 1948, race il, 1948... il 1948 comincia la corsa alla bomba atomica. 1950, they send the of Mary to Nel 1950 mandano una statua di Maria a Mosca. What's the e cos'è il messaggio? The must win. Here we come. E il messaggio deve essere arriviamo e il signor Francis Matthew segretario di fede cattolica della marina militare invita ad avere una guerra nucleare con la Russia ovviamente non vogliono fare questo però vogliono creare una, un clima di tensione i Soviet documenti sovietici quasi 5.000 erano priesti insegnanti nonni eccetera che erano le vittime di questa tremenda rivoluzione allora e nei documenti sovietici ci dicono che circa 5.000 persone furono dei sacerdoti, maestri e suore che furono vittime di questa rivoluzione. The the Reform, the Baptist, the Però poi si parla anche dei luterani, dei riformati, dei battisti, dei metodisti, tutti furono perseguitati. And, uh... The e gli Stati Uniti lavorarono strettamente con la Chiesa Cattolica, con il Cardinale Spellman, che era il capo dei Cavalieri di Malta. Story. Just a una... Ed arriviamo a una storia interessante. What about che cosa è successo con Kennedy? He is with his wife. Eccolo con sua moglie. After his was sworn in. Dopo il suo assassino, il, il vicepresidente Lyndon B. Johnson prestò giuramento come presidente. Però usò un messale cattolico romano e non una Bibbia per questo giuramento. E eh, questo è interessante. Ecco l'assassinio di Kennedy. E la domanda è, chi l'ha assassinato e perché? E la domanda è ma chi è che l'ha assassinato e perché? Well, 22, 1963, Fitz General, Kennedy, 35th Dallas. Il 22 novembre 1963 Fitzgerald Kennedy, il presidente numero 35, ha visitato Dallas. And here's the from which he was shot. ed ecco qui l'edificio da dove apparentemente fu ucciso con colpo di arma da fuoco ed ecco la placa commemorativa che dice che apparentemente fu ucciso da Harvey Oswald that the ed, è ed è interessante che qualcuno ha sottolineato la parola apparentemente And this is the where it ecco la strada dove le cose sono successe e è ed è affascinante vedere che molti dei testimoni oculari che videro eh, gli spari dissero che non arrivarono dall'edificio ma arrivarono dal, davanti dal monticolo verde davanti from the fence, which is still here. da una staccionata in legno che vediamo ancora nei nostri giorni So e dall'assassinato right yeah. di legno si può vedere il posto dove lui fu assassinato, esattamente davanti a voi. There it is in the of the road. Ed eccolo lì, in mezzo alla strada. And when he was shot, the ran the knoll. E quando gli spararono i testimoni cominciarono a correre verso la zona verde. Not... Not that so far away. E non verso quell'edificio che si trovava lontano. Cosa? E che cosa videro questi testimoni? E perché la maggior parte di questi testimoni eh, sono morti di morte provocate? E coloro che non sono morti così sono stati ridicolizzati al di là di ogni paragone. Allora consideriamo questo video che parla del suo assassinato. Let's go back to that day in Dallas. The day was November 22nd, the time shortly before noon. At first, the crowds were thick, but as the motorcade approached Dealey Plaza, it was here that the motorcade violated the Secret Service's own rules. As the car turned, it slowed from 40 miles an hour to seven. It was precisely then that gunshots blasted out. For six seconds, the occupants of Kennedy's car were struck by bullets. Kennedy grasped for his throat. Kennedy's head exploded, driven with great force backwards and to the left. Then and only then did the president's car accelerate and speed off. Lyndon Johnson, the new president, ordered a federal commission to investigate the crime. The Warren Commission had given us the official version. Lee Harvey Oswald had acted alone. But if all three shots had come from behind, then why did the president's head fly backwards? Why did so many people, including policemen, run not towards the book depository where Oswald was, but towards the picket fence? If the Warren Commission was right, why did so many witnesses claim to see something completely different from the official report? As many as 177 people died simply for knowing too much. The moment Kennedy was killed, a massive cover-up went into operation. Witnesses were threatened, and many were killed. Gene Hill, Hill interviewed immediately afterwards. Shots rang out, and he grabbed his chest. There was an interval, and then three or four more shots rang out, but that kind of motorcade stay away. With us now is Gene Hill. who' was closer to the president's car than anyone else at the time of the shooting. Ms. Hill is a Dallas grade school teacher and has feared for her life for the last 29 years. I understand that two men claiming to be Secret Service agents interrogated you after the assassination. What were you asked? They asked me what I had seen. I told them uh, that I'd seen the president hit, that I saw a shooter from the knoll, and that I'd heard four to six shots. But they told me I didn't hear but three shots. Were you ever interviewed by the Warren Commission? Oh, yes. I was interviewed by our uh, inspector, who, uh, well, he tried very hard to discredit everything I said. He accused me of all kinds of things, from like a shabby marital affair to seeking publicity to just downright lying. We found uh, the real facts, and certainly no one in the intervening 25 years has disproved our basic conclusions. It was Spectre who came up with the so called magic bullet theory, which tracks one bullet going through both Kennedy and Texas Governor John Connolly. The bullet was later discovered virtually intact on Connolly's hospital stretcher. The truth had it been known, had it come out, was revealed. There was a conspiracy. Conspiracy to kill the president needed a scapegoat, a patsy, someone who would take the blame. There were many things you weren't supposed to see, like the paraffin test given to Oswald. It proved conclusively that Oswald had not fired a rifle that day. Or the spy camera found in Oswald's possessions, issued to him by the U.S. government. Or Oswald's letter to a Mr. Hunt requesting his next assignment. The only hunt we know of in this case is Howard Hunt of the CIA, who shared the same office with Oswald in New Orleans. The office belonged to Guy Bannister, formerly with the FBI. Not only was this address on Oswald's supposedly pro-Castro leaflets, but the account Oswald used to print the leaflets belonged to the CIA. Howard Hunt with the CIA, Guy Bannister with the FBI, and Lee Harvey Oswald, all in the same office. Kennedy's motorcade was arranged to make two turns, taking him directly into a triangulation. The first shot came from the picket fence. It hit Kennedy in the throat. The second shot came from the Dow Tex building, next to the book depository. It entered Kennedy's back. The third shot came from the southwest corner of the book depository. Seventh floor. It hit Connolly. The fourth shot came from the Dow Tex. It narrowly missed. Hit the curb, wounding a bystander. The fifth and sixth shots were fired almost simultaneously from the depository and from the picket fence. Both hit Kennedy in the head. One from above, moving him forward. Then an instant later, one from the front, tossing him back. Here you see the passenger in the front turning back, looking at the president instead of. Jumping back to his system, he turns forward. The driver's now rotating. The weapon comes into view and he fires. You'll see this repeatedly in these sequences. Kennedy's been shot in the throat. He's leaning to his left. The driver now begins to rotate. His left arm comes over his right shoulder and he fires now. Again, you see the driver rotate. You see the weapon come into view. He's rotating again. The weapon is in view. He fires. Clearly see his head turning and the, his arm and the weapon extending into view over his right shoulder. One of the first activities of William Greer after the presidential limousine arrived at Parkland Hospital was to obtain a bucket and a sponge and water and begin to wash the blood and brains off of the presidential limousine. There's a new theory about the assassination of John F. Kennedy. A government scientist says police audio tapes provide new evidence of a second gunman. If it could be proved that the sound on the tape was a gunshot and that, in fact, it came from the Grassy Knoll, then it would provide some evidence that there was a second gunman in addition to Lee Harvey Oswald. But so far, few who agree with the conclusion made by Thomas. Hello? Yes, Rick. Go ahead, please. Yes, I'd like to know why it's taken uh, so long for this information and the truth uh, to be exposed. In the first place, it hasn't been exposed yet, and I don't think it ever will be. Secrecy in government is designed for one purpose and one purpose only not to keep the enemy or the opposition from knowing what's going on, but to keep the American people from knowing what is going on. And all the evidence that exists. Or might have existed that would implicate uh, the government in Kennedy's assassination, you can be sure that evidence is now destroyed. So even if everything is released now, the chances of solving the Kennedy assassination and uh, attaching the blame to the guilty parties is almost impossible. Kennedy was changing the status quo. He decided he could no longer trust the CIA. He was transferring covert operations directly to the Joint Chiefs of Staff. Shortly after that, he fired Alan Dulles, who had been the Director of Central Intelligence since 1953. Kennedy continued to make enemies as he pulled back from world confrontation. He ordered U.S. troops out of Vietnam. Well, isn't that interesting? Interessante! E non penso che ci sia molto di più da aggiungere a quello che hanno detto. We'll just read from the Leggiamo questa citazione da questa fonte chiamata Gli Assassini del Vaticano. After the of the Bay of Pigs, dopo, la... dopo la sconfitta della Baia dei Porci, Kennedy, Kennedy cambiò He vowed to break the CIA in mm. e promise di fare a pezzi la CIA, i servizi segreti americani. He for a of an and not a Ed egli richiese che si tornasse ad avere una moneta americana e non una moneta basata sulla riserva federale. And here we have this story. Ed ecco qui quindi questa storia affascinante. Here is the ecco la banconota della riserva federale. But Kennedy had... One the of Ma Kennedy ne fece stampare un'altra di banconota, quella basata sugli Stati Uniti americani. And he these notes e fece stampare queste banconote per distruggere la riserva federale. And you don't touch the money. Ma uno non tocca i soldi dei gesuiti. E ovviamente Kennedy non aveva nessun oro per porre come garanzia di queste banconote, perché, perché quell'oro si trovava in un altro posto, a Londra. So it with e allora ha, garantit ha garantito le banconote con dell'argento. E poi Kennedy disse that he for the of and state. che lui sosteneva il concetto della separazione della Chiesa e dello Stato. E che nessun prelato e nessun papa poteva dettare agli Stati Uniti che direzione doveva prendere. Two due decisioni. Questa persona deve aver avuto una coscienza. Ma queste due decisioni. Ma queste due decisioni gli hanno costato la vita. Uno non danneggia il potere papale e uno non danneggia il loro potere finanziario. E uno non potrà far fronte a questo potere. E chi può combattere con lei, dice la Bibbia? E quindi tutte queste guerre incredibili che abbiamo visto nel mondo, all the tyrants, tutti questi tiranni like the Adolf com, and the come, come Adolf Hitler oppure Ceausescu sono stati mantenuti al potere da coloro che li avevano bisogno per uno scopo specifico. Che cosa successe alla Germania dopo la seconda guerra mondiale? Tutta la Germania orientale dell'Est fu separata e data ai russi. Ma l'Est era la sede del protestantesimo. E tutto il nord della Germania, che era anche protestante, fu bombardato a tappeto. And the East was to in... E tutta la Germania dell'Est, che era il nucleo luterano, fu convertito all'ateismo. All e dopo tutto quel conflitto, arriva il momento per l'unione finale. L'ortodossia è stata distrutta. Il protestantismo è Counter Reformation. Yeah. Il protestantesimo virtualmente spazzato via dalla Contrariforma. E arriva il momento della sintesi finale. Loyola Ignazio Loyola aveva detto: princes, E infine, che tutti voi con astuzia incrementiate la vostra influenza sui principi, i nobili e i magistrati dappertutto. And most che essi si tengano pronti ai nostri ordini fino al punto di sacrificare le loro relazioni più prossime e le amicizie più intime quando noi diremmo loro che questo è necessario per far avanzare i nostri interessi. These are facts. Questa non è una cospirazione, sono fatti. One of main the years was a Uno degli scrittori principali dei discorsi di Nixon durante i tre anni era un sacerdote gesuita. E la stessa struttura di potere sta scrivendo i discorsi degli Stati Uniti fino ai nostri giorni. E li troviamo tutti associati nelle confraternità. In this Masonic Lodge hangs the picture of Gerald Ford, signed 33 degree Freemason. In questa loggia masonica vediamo la foto di Gerald Ford firmata fra di gradi. They were all freemasons. Erano tutti fra massoni. Whether they come from China, whether they come from the United States, it makes no difference. The same power controls. E quindi se arrivano dalla Cina oppure arrivano dagli Stati Uniti non fa nessuna differenza, lo stesso potere controlla il caos. E adesso era arrivato il momento dell'intronizzazione finale del potere della bestia. Il potere della bestia. La nazione protestante degli Stati Uniti sormonta il baratro che li separa da Roma e tende loro la mano. So and the Pope make a e quindi il presidente Reagan e il papa fanno, firmano un concordato. And here you have the to the Ed ecco il console generale al Vaticano. And then they their first state visit. E dopo hanno la prima visita di Stato. E il presidente Reagan dice al Papa: nel modo come tu ci esorterai, noi ascolteremo. And all the are happy to meet you. E adesso tutte le religioni sono contente di incontrarti. Who is able to make war with him? E chi può combattere con lei, dice la Bibbia. This is an e questa è una foto massonica molto interessante. A words. E questa stretta di mano parla più di mille parole. Le decisioni su come si sarebbero portati avanti le riunioni e quando We're on e si facevano su principi dell'occultismo. Vediamo questo video. E poi, a settembre, Gorbachev ha proposto un'unione di pre-summit in Recovite, Washington ha concordato. The astrologer fixed the time and the date of departure, and at 9.45 on October the 9th Reagan flew to Reykjavik. For instance, if you have very bad Saturn, you should cultivate Jupiter so that... Uh... Isn't it fascinating? Non è quindi interessante. So astrology decides now is the time to bring down the Iron Curtain? Ed è quindi and we can speed towards the New World Order. E possiamo accelerare la creazione del nuovo ordine mondiale. E Maria, in apparenza, aveva detto che il Papa Gio Giovanni Paolo II era il Papa del suo segreto. Martin, mm -hmm. E nella fonte di Malachi Martin le chiavi di questo sangue And lo descrive così: egli, il Papa, avanza nell'arena del gioco finale del millennio come il servitore sereno e fiducioso del Gran Disegno. Questo è il linguaggio massonico. E quando vedete i re della Terra che si fraternizzano con questo potere, allora uno si domanda perché quest'autore qui dice The is less like a che gli Stati Uniti si vedano sempre meno come una democrazia like e sempre più come una creatura fascista altamente sviluppata. Ci stiamo muovendo verso questo grande ultimo governo? È forse un uh, governo mondiale controllato dai gesuiti sotto le idee del loro fondatore Ignazio Loyola? Is it the of the with the down cross? È forse il regno dell'anticristo con questa croce rovesciata? The taken in when the Pope went to visit La foto fu scattata a Gerusalemme quando il Papa visitò Gerusalemme. He the cross is down Peter was down. E dicono che la croce era al rovescio perché Pietro eh, fu crocifisso al rovescio. Ma è una buona scusa per utilizzare la croce al rovescio. And they the which gave power unto the beast. E adorarono il dragone che aveva dato l'autorità alla bestia. And they the beast. E adorarono la bestia dicendo: who is like unto the beast. Dicendo, chi è simile alla bestia? E chi può combattere con lei? Does this verse make sense? Allora, questo versetto ha senso adesso? Do we it Lo capiamo meglio? Is it really so that we are from the Ed è veramente così che noi siamo controllati da dietro le quinte? And è mosso in massa come un gregge verso il precipizio del regno dell'anticristo di Lucifero. Il regno di Dio non è di questo mondo. E il Signore tornerà e instaurerà il suo regno. Ma prima lui darà ad ognuno l'opportunità di fare una scelta. May God help us to make the right e che Dio ci aiuti a fare la scelta giusta. Amen. Amen.